Riguardo sempre la delibera 18, quella che parla appunto dei rifiuti tossici presenti nel nostro territorio, come nella cava Lubrano, nell'ex campetto di tennis, il nostro comune ha applicato questa delibera 18 votata all'unanimità, fu votata da Coop e da tutti i consigli di maggioranza e opposizione, però non è stata mai applicata. Cioè quella di mettere il nostro territorio nei siti pericolosi, perché è stato riscontrato anche un alto tasso di mortalità per tumori. Lei che pensa al riguardo? Io credo che su questo tema, insomma, bisogna che le autorità competenti si diano da fare. Insomma. Per quello che sono state le risposte dalla nostra amministrazione comunale, c'è stato anche quell'intervento puntuale, ho letto quel consiglio comunale in cui ci fu l'intervento del consigliere Perrica che ha denunciato appunto tutte queste malefatte. Insomma, certamente non posso essere io a dare indicazioni. Sono un candidato alla carica di sindaco, al momento in cui dovessi occupare questa carica, e ovviamente ci sono delle decisioni da prendere, ma che vanno prese in base a quelle che le autorità competenti diranno di fare, insomma, perché non, certamente non, il sindaco, anche con tutta la sua autorità, non è che si può sostituire a chi ha competenza in materia. Daremo un contributo in tal senso affinché queste procedure vengano accelerate il più possibile e cercheremo di incidere sulle scelte future in termini di delocalizzazione di impianti delle antenne, per esempio, per ridurre i campi elettromagnetici facendoli delocalizzando gli impianti in aree con più bassa densità abitativa. Insomma, ovviamente noi in tema di ambiente abbiamo le idee chiare, io personalmente tra i progetti fatti in gioventù ho depositato all'ECSUSL 22 un progetto di monitoraggio delle falde acquifere e uno delle condotte idriche e fognarie e uno dell'ecosistema terrestre. Questi sono progetti puntuali che furono oggetto di delibere di plauso dall'allora SUSL 22, ma mai applicati, eppure sono impianti che si possono realizzare con una spesa neanche eccessiva e che avrebbero consentito anche diciamo, la prevenzione dei disastri ambientali, appunto dello sversamento in mare oppure dello sversamento in condotta di liquami che non potrebbero essere sversati, in modo da intervenire per tempo, sapere dove è la fonte, diciamo, di emissione e quindi costringere casomai chi fa questo tipo di lavoro a non abusare, insomma, del fatto che nessuno lo controlla, facendo a loro volta gli impianti di depurazione interni, perché ogni azienda, ogni struttura, diciamo, che scarica, ogni struttura aziendale che scarica all'interno di una condotta fognaria deve rispettare i canoni e quindi deve rientrare in quei parametri che noi possiamo controllare, ripeto, con questi sistemi di monitoraggio di cui auspico la realizzazione. Come intende incentivare il trasporto pubblico e cosa vuol dirci a riguardo della disastrosa condizione delle nostre strade? Beh, per il trasporto pubblico abbiamo assistito anche diciamo, all'apertura di questi tronchi della metropolitana, così anche la nostra comune. La lamentela è generale e le frequenze sono troppo basse, quindi non si può, dopo aver speso tanti milioni appunto di euro per ristrutturare, tenere ancora le corse a 20 minuti come quando io ero ragazzo e andavo al liceo. Quindi le frequenze devono essere senz'altro incrementate e di molto. Inoltre ci sono situazioni dove va migliorata la vivibilità, l'interscambio tra mezzo pubblico e mezzo privato, tipo il terminal di Torre Cave, va assolutamente modificato, va liberato il cavitello, va creato anche lì un sistema di interscambio, di intermodalità di trasporto che consente al cittadino un migliore utilizzo dei sistemi di trasporto e lo invoglia appunto ad utilizzarli. E poi Econavette, dai parcheggi terminali ai centri e mobilità anche alternativa con i sistemi pedonali e ciclabili, altro progetto redatto e sottoscritto insieme ad altri amici, colleghi, in circa 18 anni fa, 20 anni fa,
depositato anche questo progetto in regione e all'allora consorzio di valorizzazione dei comuni flegrei, quindi atto pubblico anche questo, che invito gli ascoltatori ad andare a consultare per la puntualità e per il livello di dettaglio entro cui si era scesi con questa progettazione. Come intende risanare il debito del nostro comune? Il debito del nostro comune va risanato evitando gli sprechi. Il debito c'è, bisognerà azzerarlo piano piano nel tempo, evitando sprechi, ottimizzando le rese, migliorando l'efficienza della macchina amministrativa, cercando di rendere produttivi alcuni servizi che invece oggi sono deficitari, cosa che si può fare se appunto si, con un assessorato all'efficienza della pubblica amministrazione, si terrà conto del merito e del valore dei collaboratori interni alla macchina comunale, ciascuno nella sua competenza. Quali sono le sue politiche sociali per i giovani? Noi per i giovani istituiremo una task force proprio dedicata a loro per indirizzarli appunto allo start-up di impresa, all'inserimento al mondo del lavoro, su professioni o su qualifiche che sono attinenti alle possibilità reali di sviluppo che si possono avere su questo nostro territorio. Ovviamente questa task force dovrà essere interna all'amministrazione, costituita da membri dell'amministrazione comunale, per evitare appunto sprechi di denaro per incarichi professionali, per cui si avrà questo contatto diretto tra i giovani con questo, appunto, con questo assessorato per le varie opportunità, le politiche giovanili, la cultura, che sarà a disposizione di quanti vorranno essere indirizzati al lavoro attraverso appunto questo tutoraggio dell'amministrazione comunale. Passiamo alle ultime domande. Da 1 a 10, quante possibilità crede di avere per essere eletto? Io credo che con questo discorso che sto facendo in questo poco tempo che mi è stato assegnato per la campagna elettorale, essendo stato un candidato tecnico scelto di recente, insomma, per cui non ho avuto il tempo di prepararmi prima per una campagna elettorale porta a porta. Sto facendo una campagna elettorale di opinione tramite appunto mezzi così televisivi, conferenze stampa, cercando di avere un riscontro in termini di convegni, di comizi, e pare che la cosa stia crescendo, pare che l'opinione pubblica si stia indirizzando a una comprensione dei reali temi della politica a Bacoli, sia veramente l'opinione pubblica cambiando sulla scelta di cose di cui ha realmente bisogno la città, anziché andare a votare per partito preso. Quindi questo mi auguro che avvenga, sono fiducioso perché conosco i miei compaesani, bisogna parlare con le persone, bisogna toccare le corde di ciascuno di noi perché queste possano vibrare, per uscire da un torpore che ci opprime, da una cappa che da troppo tempo ormai racchiude le nostre menti. Dobbiamo pensare ai nostri figli, ai bambini che crescono, dobbiamo cercare di fare altri danni a queste creature, e le persone della mia età che ormai si possono sentire appagate, realizzate, e quelle più anziane di me che sono, diciamo, in una fase in cui devono dare conto del loro operato, devono essere molto molto coscienti nell'indirizzare appunto l'opinione pubblica verso una scelta di voto dato bene e non bendato come un'unica parola, come mi pare che era stato assegnato un po' di tempo fa. Grazie mille per l'intervista. Grazie a voi.